parte da Augusta la campagna di sensibilizzazione mondiale contro lo scandalo, diciamo, delle mamme bambine. Giorgia Butera, lei che è l'ideatrice di questo movimento, di questa, diciamo, iniziativa, ci spiega il perché parte proprio da Augusta? Parte da Augusta per ragioni ovvie e naturali. Io intanto nel mese di giugno ho avuto l'onore di presentare il mio libro sulle donne, era un testo sui diritti internazionali delle donne, qui ad Augusta, e qui avevo proprio fatto questa promessa: inizierò a settembre una campagna di sensibilizzazione. E poi coincidono altri due elementi importanti, ovvero la bambina del poster del manifesto è una bambina che vive ad Augusta e chi ha realizzato lo scatto fotografico è Augusta ed è Alessandra Lucca, quindi è stato un atto naturale quello di partire da Augusta, poi sarà la volta di Roma e quindi Campidoglio e poi Milano per l'Expo. Saranno tre presentazioni, non sarà un lavoro di presentazione ma un lavoro di concreto. Da cosa nasce questa campagna, cosa l'ha spinta a promuovere queste iniziative? Indubbiamente sono i nostri percorsi personali e professionali, io mi occupo di cooperazione umanitaria, ho sempre difeso e tutelato, lo faccio quotidianamente, i diritti umani, sono tanti. Non si tratta qui nessuna questione di femminismo, ma realmente la donna vive delle condizioni diverse. Le spose bambine è una tragedia, perché parliamo di bambine che anche a 8 anni vengono date in sposa, ci sono delle zone al mondo particolarmente, insomma, favorite, ma anche in Italia abbiamo sentito proprio l'altro giorno un caso di una bambina di 12 anni venduta dalla propria famiglia, perché molto spesso è una compensazione economica quella che accade. Noi non possiamo stare, insomma, ferme, non è perché queste cose accadono comunque lontano da noi rimaniamo indifferenti. Per me il mondo è uno solo e io non riesco a non far nulla. Diciamo che partire da Augusta per arrivare poi a Campidoglio e poi a Milano, concludere il tour italiano. Per quanto riguarda invece l'estero? Beh, l'estero io ho fatto proprio sabato un incontro ufficiale con l'ambasciatore dello Yemen. Lo Yemen è il territorio forse principe, insomma, per questo. Ricordiamo Rawan che è morta a 8 anni per lesioni subite. E quindi c'è lo Yemen, c'è la Costa d'Avorio dove sono già dei contatti intrapresi. Però poi ci estenderemo. Il nostro sarà un lavoro di quasi di istruzione, insomma, di educazione, perché queste donne, ma parliamo delle donne, delle mamme, delle nonne, delle zie, e loro sono convinte che debbano per forza dire sì, anche se poi soffrono, ma non sanno dir di no, loro non sanno che si può dir di no e noi glielo faremo sapere. Siete incoraggiate da queste lettere di encomio delle più alte autorità della Repubblica? Indubbiamente sì, perché intanto quando è partito il manifesto, perché è stato immediatamente appoggiato dall'ONU, io ho inviato una mail, ma era già da 3 mesi, io dicevo l'ONU non dice niente sulle spose bambine, sui matrimoni precoci e forzati, perché? Io ho inviato questa mail, molti ministri, l'ONU non ti considererà, insomma, non è stato così. Addirittura ha anticipato l'uscita prevista un giorno prima, quindi quando io mi sono trovata quel link ho detto, Dio, ma a chi l'ho mandata la campagna? E così è stato. Poi è arrivata la lettera di Napolitano, anche Grasso, Boldrini, indubbiamente danno una forza importante. Io non mi aspetto dalle istituzioni che facciano qualcosa, anche perché se abbiamo deciso di mettere in piedi questa campagna, e l'opera è nostra, l'iniziativa è nostra, però sicuramente rendono forti, quello sì. Sono bambina, non una sposa. Sono 70 milioni le donne, le ragazze, le bambine vittime di matrimoni precoci e forzati. Un terzo sotto i 15 anni, molte bambine di 8, 9, 10, 12 anni, bambine cedute dalle proprie famiglie perché ritenuto un fatto culturale. Molte di queste bambine muoiono anche durante la prima notte di nozze a causa delle lesioni subite per i rapporti sessuali. La nostra è una campagna di sensibilizzazione che pone l'accento sui diritti umani negati, stoppa le spose bambine, stoppa i matrimoni precoci forzati. Chiediamo ai mezzi di informazione e comunicazione di sostenere e diffondere il nostro messaggio. Chiediamo ai governi di tutto il mondo di intervenire a ciò che queste barbarie abbiano fine. Sono bambina, non una sposa. Campagna di sensibilizzazione, diritti umani negati.